Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video e oggi cogliamo l'occasione di un compleanno in famiglia per dare la possibilità a mio cuginetto Nicolas, che era da un po' che voleva farmi delle domande sul trading online e su Bitcoin, per rispondere alle sue domande con l'augurio e la speranza che questo video possa essere utile a tanti altri tuoi coetanei. Quanti anni hai tu, Nicolas? 15. 15 anni. Allora, Nicolas, vai, spara le domande che vuoi e cercherò di risponderti. Che cos'è il trading? Allora, il trading online è ti dà la possibilità, ti fornisce la possibilità di fare compravendita sui mercati finanziari, quindi di comprare o vendere dei sottostanti sui mercati finanziari. Immagina che tu vuoi investire su Apple o su qualsiasi altra azienda per la quale vuoi hai un capitale, hai dei soldi che hai risparmiato e vuoi che questi soldi nel tempo crescano, no? Lo sai che se i soldi li tieni in banca gli interessi non te li dà più nessuno, no? Quindi li devi cercare di investire in modo tale che non gli fai fare la muffa ai soldi. Quindi il trading online ti permette di far questo attraverso delle aziende che funzionano da intermediari e tu apri un conto, metti i tuoi risparmi su questo conto come fosse una banca, ma non è una banca, è un broker, si chiama, broker in inglese vuol dire intermediario. Questi broker ti danno la possibilità di aprire delle posizioni o in acquisto o in vendita. Quindi torniamo ad Apple, a te piace l'azienda, vuoi investire e fare in modo che i tuoi soldi fruttino da qui ai prossimi 12 mesi, un anno, 3 anni, 5 anni, compri le azioni dell'azienda, ok? Se l'azienda poi nel tempo va bene, il valore delle azioni aumenta e tu guadagni perché il valore delle azioni cresce. Tu immagina che se avessi investito tanti anni fa 1000 euro in Apple o in un'altra azienda, oggi avresti più soldi perché le azioni di Apple sono cresciute. Quindi questo ti permette di fare il trading online, te lo permette di fare su vari mercati. Quindi ti ho fatto l'esempio del mercato azionario, dove ci sono le aziende con le azioni, ma lo puoi fare anche sul mercato valutario, ovvero il mercato delle valute. Tipo puoi investire sull'euro, sul dollaro, puoi investire sui metalli preziosi, puoi investire sull'oro, sul platino. Quindi il trading online, diciamo, è è una parola generica per dirti che ci sono degli istituti, dei broker che ti permettono di investire i tuoi soldi, i tuoi risparmi. Come seconda domanda, che cos'è il Bitcoin in generale? Allora, Bitcoin è un sistema di pagamento, ok? Nasce da un matematico nel 2008, Satoshi Nakamoto, che è un nome di fantasia perché molto probabilmente l'inventore di Bitcoin ha usato uno pseudonimo, cioè probabilmente non è nemmeno una persona che l'ha inventato e sviluppato. Fatto sta che ha scelto questo nome. Quindi è un sistema di pagamento alternativo alle valute classiche. Quindi noi oggi compriamo nei negozi usando l'euro se stiamo in Europa o usando il dollaro se stiamo negli Stati Uniti, no? Quindi tu con i soldi puoi comprare dei beni o dei servizi. E il sistema valutario è dipendente dalle politiche monetarie delle banche centrali. La banca centrale europea decide le politiche monetarie dell'euro, quindi l'euro può valere di più o di meno in base a quello che decide una banca centrale. La banca centrale, tra l'altro, dovrebbe difendere gli interessi dei cittadini, ma non sempre è così, è un istituto privato, non voglio entrare in questi discorsi. Ma Bitcoin nasce proprio per avere un sistema di pagamento alternativo ai soldi fisici. Infatti Bitcoin non è fisico, è digitale, è una criptovaluta, si chiama, e di criptovalute come Bitcoin ce ne sono tante, non c'è solo Bitcoin, ce ne sono più di 2000. Bitcoin è stato il primo e il più famoso. E tu potresti chiedermi, chi determina il valore di Bitcoin? Il valore di Bitcoin viene fuori dalla domanda e dall'offerta. Quindi il valore di Bitcoin è esattamente quello che oggi le persone sono disposte a pagarlo. Attualmente Bitcoin in queste ore vale circa $5,200-$5,300. Quindi vuol dire che se vuoi comprare un Bitcoin devi aprire un conto da uno di questi broker che nel mondo delle criptovalute si chiamano exchange. Quindi apri il conto lì, versi i soldi in euro per esempio e compri Bitcoin. Ne puoi comprare uno o puoi comprare delle porzioni. Immagina che non hai $5,200 per comprare una unità di Bitcoin, ne puoi comprare mezzo, ne puoi comprare un decimo, un centesimo, quindi puoi comprare anche una frazione. La cosa interessante di Bitcoin è che il sistema è non dipendente da una banca centrale, ma soprattutto è
sicuro, perché si basa su crittografia. Infatti Bitcoin, il concetto si basa sulla blockchain. La blockchain è un sistema crittografato e matematicamente sicuro, su cui appunto le criptovalute sono basate. Okay. In futuro come si possono usare i Bitcoin? E per cosa? Per comprare cosa? Allora, è una domanda importante, perché tanto più ci sarà adozione, quindi tanto più le Bitcoin e le altre criptovalute verranno adottate dai negozi, dai e-commerce online, quindi più ci permetteranno di utilizzarlo e più acquisterà valore. È normale, no? Oggi con Bitcoin e con le criptovalute puoi comprare ancora poche cose. Sono pochi i negozi online di commercio elettronico che ti permettono di pagare in Bitcoin. I negozi praticamente quasi nessuno. Per esempio i videogiochi ci sono dei siti che ti permettono di comprare usando le criptovalute. E perciò oggi è ancora limitata l'adozione, le cose che puoi comprare con le criptovalute e Bitcoin. La speranza di tutti è quella che piano piano questa adozione crescerà sempre di più. Se ti stai domandando perché l'adozione è ancora bassa, perché Bitcoin è molto volatile. Che cosa vuol dire? Che il valore di Bitcoin da un giorno all'altro, da una settimana all'altra, cambia di molto. Per esempio, 2 settimane fa il valore di un Bitcoin era di 3.800 dollari. Adesso, a 10 giorni di distanza, è 5.200 dollari. Quindi, essendo i movimenti così ampi e volatili, la domanda è: chi negoziante si assume il rischio di ricevere come pagamento qualcosa che domani potrebbe sì valere molto di più, ma potrebbe valere anche molto di meno? Quindi se oggi ti vendo una macchina che costa, diciamo, 10 bitcoin e 10 bitcoin in questo momento valgono 50.000 euro, però la prossima settimana gli stessi 10 bitcoin ne valgono 30.000, io ho perso 20.000 euro, giusto? Quindi oggi il rischio è questo, ma più sarà adottato Bitcoin e minore sarà la volatilità, ovvero come si muove il suo valore. Ok, come ultima domanda, alle persone che guarderanno questo video, qual è uno dei consigli che puoi dare per cominciare trading? Allora, il trading online è una materia non difficile, ma che va studiata. Uno dei rischi principali quando ci si avvicina a questo, si è spesso affascinati dal trading perché molti nel trading vedono la possibilità di arricchirsi facilmente e velocemente. Avrai visto anche te video su YouTube di gente che viaggia in Lamborghini o con aerei privati e che dice che ha fatto i soldi con il trading online, l'avrai visto anche te quei video, sono delle truffe. Quindi molto spesso, la maggior parte delle volte purtroppo, si ha l'idea che il trading online sia un metodo per arricchirsi velocemente. Invece non è così. Nel trading online è molto più facile perdere soldi che guadagnarli. Perché è più facile perderli? Perché la gente si improvvisa. Perché, come tutte le materie, per eccellere, se ti faccio una domanda, se tu volessi diventare il prossimo Cristiano Ronaldo del calcio, secondo te quanto ti dovresti allenare? Molto. Tantissimo, tutta la vita probabilmente. E con il trading, come con tutte le altre cose, funziona esattamente così. Il trading va preso seriamente, va studiato, devi essere maggiorenne, quindi devi aspettare ancora qualche anno, ma la fortuna è che, essendo così giovane, puoi impiegare i prossimi 3 anni che ti separano dalla maggiore età per studiare. E quindi, ritornando alla tua domanda, che cosa ti consiglio di fare? Ti consiglierei sicuramente di fare un corso e imparare da qualcuno che già lo fa da tanti anni. Ma essendo minorenne non ti puoi segnare ad un corso, quindi quello che ti posso consigliare è: studia sui libri o studia su internet. C'è tantissimo materiale su internet, su YouTube, anche materiale serio e fatto bene, che ti spiega come muovere i primi passi. E poi il trading ti permette di fare una cosa, di esercitarti, di fare pratica, come quando ti alleni, di fare pratica con un conto demo. Quindi con soldi virtuali, non con soldi veri. Diciamo, quindi ti alleni prima di iniziare. Esatto, okay. Prima di iniziare con i soldi veri, anche perché se inizi con i soldi veri e ancora non ti sai muovere, una volta che hai perso i tuoi risparmi, li hai persi. Quindi game over, no? Quindi invece i broker ti fanno aprire un conto virtuale con soldi finti, con cui però ti puoi esercitare sui mercati veri, reali. E quindi puoi cominciare a fare le prove mentre studi, ti eserciti. Io per esempio consiglio di stare minimo 6 mesi, un anno a stare in demo,
con soldi virtuali, quando ci si sente pronti, quando si è studiato, quando si è finito, diciamo, il percorso di studio, allora si può cominciare con i propri soldi. Okay. Risposta a tutto? Sì. Bene ragazzi, allora so che per molti di voi sul canale questo è un video di base, di partenza, ma sono sicuro che magari vi linkerò qui sotto nella descrizione il canale di Nicolas, che sta da poco, ha cominciato a fare video su YouTube, quindi vi chiedo il piacere di iscrivervi al suo canale per aumentargli un po' i subscriber, e probabilmente questo video lo pubblicherai anche sul tuo canale? Sì. Bene, bravo. Link in descrizione di Marco Casario. Esatto, e in modo tale che questo video possa essere utile soprattutto a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. Grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!